Un nuovo sistema di videosorveglianza a Montecatini. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Il sistema prevede l'implementazione del sistema esistente con l'allargamento delle aree coperte, telecamere di nuova generazione capaci di leggere le targhe degli autoveicoli, archiviandole anche per una successiva verifica. Il tutto per un investimento proveniente interamente dalle casse comunali di circa 300.000 euro. La passata amministrazione ci aveva lasciato 55 telecamere sul territorio comunale. Noi abbiamo ampliato a 74, dunque già l'ampliamento è del 35%. Questo è il primo step del progetto. Ora inizierà il secondo, dunque con il ribasso di gara circa sono 65.000 euro e andremo a implementare ancora l'impianto e spero vorrei portare Montecatini in triplice cifra. Tecnicamente come funziona? Allora, il sistema di videosorveglianza è un sistema di ultima generazione, la definizione è massima, si viaggia in 4K e siamo al top per quanto riguarda la tecnologia che gestisce tutte le immagini. Oltre alle immagini di videosorveglianza abbiamo un sistema di controllo targhe sul territorio comunale. Questo può essere utilizzato sia per gli accertamenti di violazione al codice della strada sia per indagini ad ampio raggio su qualsiasi veicolo presente sul nostro territorio. La sicurezza è un tema in cui questa amministrazione ha deciso di investire molto, lo abbiamo fatto in campagna elettorale, siamo un'amministrazione di centrodestra, un sindaco della Lega, abbiamo puntato da subito sulla sicurezza e gli investimenti che stiamo facendo come amministrazione lo dimostrano anche i risultati che sta raggiungendo anche la Polizia Municipale in questo senso. Ovviamente non pretendiamo di impedire che accadano episodi negativi, però stiamo investendo risorse in infrastrutture e strumenti affinché sia più facile reprimere e sicuramente si possa intervenire nella prevenzione.